Vai Domenico, allora, parlami degli articoli. Gli articoli determinativi sono il lolla, il specifico, la persona, l'animale, la cosa di cui si parla. Bravissimo. Poi abbiamo gli articoli indeterminativi, sono un, una e uno. Non hanno il plurale. Bravissimo. E non specificano. Non specificano. L'apostrofa fa solo una. Bravissimo. Davanti al femminile. Bravissimo Domenico. Davanti a un nome femminile. Davanti a un nome che inizia per vocale. Perfetto. Christian, voglio sentire te. Mi parli degli articoli determinativi e indeterminativi? Maestro. Christian, non ti sento bene. Dietro. Maestro. Maestra, io prima te lo volevo dire. Me lo direte tutti. Voglio sentire Christian adesso perché non riesco a sentirlo. Christian, c'è qualche problema con l'audio, Christian, o con la connessione? Christian, fai una cosa. Spegni e rientra, vai. Fatti aiutare da papà. Maestra, buongiorno. Buongiorno, Christian, purtroppo non riesce a seguirci bene. Non rivisitiamo robotici. Perché si sta... La voce è robotica. Mamma. Aspetti un attimo perché c'è qualcuno che parla. Che diceva? Allora, mia moglie oggi ha ripreso a lavorare perché hanno riaperto da oggi. Sì. E quindi non ha più il computer, Christian. Noi stiamo con un tablet. Solo che non so perché da questo tablet si sente tutto robotico. Cioè, quindi esce una voce metallica. Sì, metallica proprio. E poi amanti... E poi arriva a scatti, perché io Christian non lo sentivo. Arriva a scatti. Non so se è un problema, perché io poi sto dall'altro lato col mio computer e sto lavorando pure su, perché io lavoro da remoto. Sì. Niente, io adesso provo a riavviare, spero che funzioni. Sì. Resta. Importante per lui più che altro, no? Sì, sì, perché si sente male. Sì, e non può farsi sentire nemmeno. Allora riprovo un attimo, riavvio e provo a ricollegarmi. D'accordo, ok. Maestra. Posso dire io? Dietro un attimo, articoli determinativi. Domenico, che c'è? Non ti sento, Domenico. Mi sono dimenticato di dire la psicogrammatica montessoriana. I simboli della psicogrammatica montessoriana. Sentiamoli, dai. Articolo con il triangolo piccolo, celeste. Sì, è l'articolo. Poi il triangolo nero. È l'articolo. Il triangolo nero è il nome. Sì. Il verbo. Il triangolo rosso. Il cerchio rosso. Parlate, Pietro, non sento Domenico. Vai. Diavolo, medio blu. È l'aggettivo. Benissimo, perfetto. Allora, Domenico ha studiato. Pietro, vai tu, dai. Parlami dell'articolo determinativo. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, i, gli, le.
gli articoli indeterminativi sono uno, uno, una. Mm-hmm. E poi c'è pure le colonne. Qual è la caratteristica dell'articolo indeterminativo e perché si chiama indeterminativo, Pietro? Perché non specificano. Ok. E quale altra caratteristica c'ha l'articolo indeterminativo? Che non ha... Che se si mette davanti alla posta, al nome, il nome femminile, ci vuole l'apostrofo. Mm-hmm. E poi, ce l'hanno il plurale gli articoli indeterminativi? No. No, non hanno il plurale. Benissimo. Ti ricordi tu i simboli montessoriani della grammatica montessoriana? Sì, 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 sì. Sentiamo. Triangolo, celeste, articolo, poi triangolo nero, nome, cerchio rosso, verbo, triangolo piccolino, aggettivo modificato. Ok, Alice, mi vuoi parlare tu degli articoli? Sì, allora, gli articoli determinativi sono il, lo, la, il, le, e si usano per indicare persone, animali o cose. Gli articoli indeterminativi sono uno, uno, una, e solo una si apostrofa davanti alla vocale femminile. Davanti al nome femminile, che inizia per vocale. Mm. E ce l'hanno il plurale gli articoli indeterminativi? Plurale. E perché si chiamano indeterminativi? Perché non qualificano. Non specificano. Mi dici i simboli della grammatica montessoriana che usiamo noi? Allora, il triangolo piccolo e azzurro è l'articolo, poi il triangolo grande e nero, nome, il cerchio grande e rosso, il verbo, il triangolo medio e blu, l'aggettivo. Bravissima Alice. Ginevra, dimmi. Posso andare in bagno? Vai in bagno, ok. Sofia, me ne vuoi parlare tu degli articoli? Aspettiamo. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, il. Specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. E hanno il plurale. Benissimo. Gli articoli indeterminativi, un, uno, una, non hanno il plurale e non specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Si apostrofa solo una davanti alla lettera, alla vocale. Davanti al nome femminile che inizia con vocale. Bravissima. I simboli della grammatica montessoriana, Sofia, quali sono? L'articolo è il triangolo piccolo azzurro, il nome è il triangolo nero grande. Il cerchio? Il cerchio è... cerchio rosso, che cos'è? Il cerchio rosso... Non ci credo. Non ci credo. Verbo. Non ci credo. Verbo. È il triangolo medio blu. Non ci credo. È l'aggettivo. Benissimo, è andata un attimo nel panico, Sofia. D'accordo. Davide, vai tu? Come è purificativo? Davide, mi parli degli aggettivi?
purificativo. Aiuto! Ma che stai andando? Non sento Davide. Davide, non ti sento. Davide, mi parli degli articoli? Quali sono il nonno al singolare vigile al plurale? Bravissimo. Perché si chiamano vigili? Perché specificato l'animale la cosa. Guarda. Bravissimo Davide. Vai, gli articoli indeterminativi quali sono? Sono uno al singolare, non hanno il plurale. Benissimo. Quale altra? Cristian, vogliamo, aspetta un attimo, proviamo. Allora, maestra, adesso deve andare bene, perché in pratica erano messi, non accendevamo questo tablet, erano partiti anche gli aggiornamenti di Windows. Ah, ho capito. Adesso dovrebbe andare proprio bene. Oh, adesso spero di sì, va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, Cristian, aspetta che sta parlando Davide. Davide, gli articoli indeterminativi perché si chiamano così? Perché si riferiscono a persone, animali e cose che non conosciamo. No, che non conosciamo. Non definiamo. Non li definiamo, che non definiamo, ok. Qual è la caratteristica dell'articolo indeterminativo, Davide? Si apostrofa sempre che per vocale si toglie la A e si mette l'apostrofo. Ok. Un poco incerto, Davide. Come mai? Non è da te. Perché così insicuro, Davide? Mi dici quali sono i simboli che usiamo noi per l'analisi grammaticale? Triangolo piccolo azzurro, il triangolo grande nero. Triangolo piccolo azzurro lo usiamo per definire che cosa? L'articolo. Ok. Triangolo grande nero per il nome, il cerchio grande rosso per il verbo e il triangolo medio per l'aggettivo. Bravissimo Davide. Adesso maestra, chi deve maestra, posso dire la Cristian? Aspetta Pietro, Cristian, adesso dimmi tu gli articoli. Cristian, non ti vedo in faccia, ma metti meglio il tablet. Vai. Allora, parlami degli articoli. Controllo. Pietro, zitto, chiudi l'audio se puoi parlare. Il, lo, la, i, le specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Devo fare anche l'esempio? No, va bene così, vai. L'articolo indeterminativo? L'articolo indeterminativo sono uno. Qual è la loro caratteristica? Perché si chiamano indeterminativi? Si chiamano così perché si riferiscono a persone, animali o cose non specificate. Bravissimo. Quali altre caratteristiche hanno gli articoli indeterminativi? Gli articoli hanno il plurale? No, non l'hanno. Non ce l'hanno, ok. Mi dici quali sono i simboli che noi utilizziamo quando facciamo l'analisi grammaticale? L'articolo e la parola. No, i simboli della grammatica montessoriana, Cristian, quali sono?
i simboli della grammatica. Triangolo azzurro e il triangolo nero. Triangolo azzurro per il... Per che cosa lo usiamo? Per l'articolo. Benissimo, poi? Il triangolo nero è per la parola. Nome, per il nome. Poi? C'è un sempre un verbo. Si è impazzito il tasto di Cristian. Sono pari, ma sono Pietro. Ok, Cristian, va bene. Ti ha elettrizzato il tuo tablet? Sai che è ritornato il problema con l'audio, Cristian. Ok, comunque ci siamo. Ginevra, parlami tu degli articoli. Apri l'audio, Ginevra. Maestra, mi senti? Sì, maestra. Ora sì. Vai, Davide, devi andare in bagno? Sì. Ginevra, vai. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, il, gli, le. Benissimo. E riferiscono a persone, animali o cose. E in... Cosa? Ok, l'articolo indeterminativo qual è? Gli articoli indeterminativi sono una e si riferiscono sempre a persone, animali o cose. E come sono però? Che hanno la particolarità? Perché si chiamano indeterminativi? Perché non specificano. Non specificano le persone, gli animali o le cose di cui parliamo. Okay. Invece gli articoli determinativi specificano sempre persone, animali e cose. Ok, gli articoli indeterminativi quale particolarità hanno, Ginevra? Gli articoli determinativi gli articoli determinativi. Indeterminativi. Gli articoli indeterminativi non hanno il plurale, ma hanno solo il singolare. E invece gli articoli determinativi hanno sia il plurale che il singolare. E gli articoli determinativi, gli articoli determinativi singolari sono il, lo. Abbiamo già detto questo, Ginevra. Mi sei un po' confusa. Quale gli articoli determinativi si apostrofano? Gli articoli determinativi si apostrofano lo e la. Tutti quanti, cioè tra il no. Ok. Invece quelli indeterminativi si apostrofano? Gli articoli indeterminativi non si apostrofano, però si apostrofa solo una. Quando dopo una c'è un nome femminile che inizia per vocale. Bravissima. Daphne, lo dici tu gli articoli? Ci sono due tipi di articoli, gli articoli determinativi e indeterminativi. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, gli e le e specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Invece quelli indeterminativi sono uno e si riferiscono a persona, animale e cosa non specificate. Il triangolo piccolo azzurro e l'articolo. Gli articoli indeterminativi quale altra caratteristica hanno? Sì, non...
che non hanno il plurale. Il plurale. E poi? E poi non si apostrofano, si apostrofano solo al femminile. Mm-hmm. Invece quelli determinativi si apostrofano tutti. Bravissima. I simboli quali sono? Quelli che i simboli sono il triangolo piccolo azzurro e l'articolo, il triangolo grande nero e il nome, poi il cerchio rosso e il verbo. Il triangolo medio blu è l'aggettivo. Bravissima Daphne. Rosa Via. Gli articoli determinativi sono il, lo, la, i, le. Mm-hmm. E si apostrofano sempre. E perché si chiamano determinativi? Perché specificano la persona, l'animale o la cosa di cui si parla. Bravissima. Gli articoli? Gli articoli indeterminativi sono un, uno, una. Non hanno il plurale. E si apostrofa solo una. Davanti ai nomi femminili che iniziano per vocale. Benissimo, Rosalia. E quali sono i simboli che noi utilizziamo quando facciamo l'analisi grammaticale? Il triangolo piccolo celeste è l'articolo. Uh-huh. Il triangolo grande nero è il nome. Uh-huh. Il cerchio grande rosso è il verbo. Mm-hmm. Il triangolo medio blu è l'aggettivo. Bravissima Rosalia. Chi è rimasta? Emilia. Emilia maestra. Ginevra, dimmi. Io non gli ho detti i simboli. E allora dimmi i simboli. Vai Ginevra, aspetta un attimo Emilia. Ciao Giovanna. Vai Ginevra. Il triangolo piccolo azzurro è l'articolo, invece il triangolo grande nero è il nome, invece il cerchio rosso è il verbo, e invece il triangolo medio blu è l'aggettivo. Bravissima Ginevra. Adesso Giovanna, è rimasta solo Emilia, poi ti passo a te la linea. Vai Emilia. Gli articoli determinativi, il, lo, la, al singolare, le, al plurale, specificano l'animale, la persona, la cosa di cui si parla. Gli articoli indeterminativi, uno, una, non hanno il plurale, ma solo una, al femminile. Benissimo. Quali sono i simboli che noi utilizziamo quando facciamo l'analisi grammaticale? Il triangolo azzurro, il triangolo piccolo azzurro che specifica. L'articolo. Poi il triangolo grande nero che specifica. Il cerchio specifica il verbo, e invece il triangolo medio blu specifica l'aggettivo. Bravissima Emilia, ottimo a tutti quanti, vi meritate un punto in più
per l'impegno, ok? Ve lo metto nell'impegno, il punto in più di questa interrogazione. Ottimo davvero. Giovanna? Dimmi Angela, eccomi. Li passo a te, ok? Ah, grazie. Angela, ascolta.